Ciao, sono Chris e sono qui per presentarvi la mia canzone, la mia nuovissima canzone Sargente, che è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Di cosa parla questa canzone? Questa canzone parla di questo ragazzo che ne combina di tutti i colori e viene arrestato da questo sergente che lo porta in una cella, lo rinchiude in questa cella e lo costringe a fare la nanna. Questo ragazzo cerca in ogni modo di uscire da questa cella, ma non ci riesce, rimarrà sempre a fare la nanna in quella cella e ce l'ha vinta il sergente, appunto. Cosa vuol dire sergente? La sergente è un termine arcaico e popolare di sergente. Perché ho deciso di mettere sergente? Per appunto creare la curiosità nelle persone. Perché infatti molti mi chiedono: ma cosa vuol dire sergente? Ma cosa vuol dire questo titolo incuriosisce le persone, insomma. Sono molto contento di questa canzone, di come sta andando, anche perché ho ricevuto tantissimi feedback positivi. Dietro le quinte ci siamo divertiti tantissimo anche a fare questa canzone, poi con il mio addetto alla musica e agli arrangiamenti Mario Ana abbiamo anche provato, no? Abbiamo giocato con modificare la voce durante la registrazione, ci siamo divertiti da matti, è stato veramente un bel momento e adesso sono veramente contentissimo di poter far ascoltare questa mia canzone a tutti, tutti quanti. Per il futuro ho tantissimi progetti, poi oltre ad essere qui adesso un cantante, nel ruolo di cantante appunto, perché oltre a questa canzone poi ho pubblicato anche su altre piattaforme tipo SoundCloud e altre mie canzoni, questa invece è uscita su tuttissime le piattaforme come Spotify, iTunes, Apple Music, insomma da tutte le piattaforme. Io su SoundCloud ho pubblicato anche altre mie canzoni, insomma che se voglio andare anche ad ascoltare, ma faccio anche appunto, conduco un programma che si chiama appunto Sera, ho condotto anche un programma che si chiama Christmas Show e che presto ricomincerà ad andare in onda, quindi ho anche questa mia carriera appunto da conduttore televisivo, tantissimi progetti per il futuro, tantissima nuova musica che presto arriverà che tutti potranno ascoltare, anche con i miei programmi ho tantissime altre cose da fare, insomma sono anche un influencer, quindi sempre tengo compagnia sui miei vari social, le persone che mi seguono. Insomma, ho tantissimi progetti per il futuro, ma li svelerò piano, piano, piano. Poi c'è un altro progetto bombissimo che non vedo l'ora di dire, ma ancora devo stare mutissimo, shh, non posso dire niente. Comunque, ringrazio tutti quanti i lettori, gli ascoltatori di Musica in Contatto per questa intervista. Un caro saluto dal vostro Chris. Grazie per questa intervista. Ciao a tutti.